Andare in terapia non è soltanto lamentarsi con il terapeuta di quello che ci fa stare male, ma è imparare ad avere delle consapevolezze che ci aiutano ad affrontare la nostra vita e i nostri problemi. Dopo 2 anni di terapia ho raccolto delle info, delle cose che sono per me abbastanza universali e che vorrei condividere con voi per cercare di aiutarvi nel vostro percorso. Ciao a tutti i membri della Espion Squad, come avrete capito da titolo, intro, copertina, eccetera, sono qui oggi per parlarvi di terapia. In questi 2 anni di terapia ci sono degli assiomi molto importanti, che secondo me appunto sono abbastanza versatili e che vanno bene per tutti, ma che non è così semplice capire. Sembrano scontati una volta detti, ma a me hanno fatto cambiare completamente la visione di me stessa, del mio disturbo, della vita, dei miei schemi, eccetera, eccetera. Ogni persona ovviamente è a sé, però questi secondo me sono davvero cose importanti da sapere e da interiorizzare. La prima cosa, che in realtà non è la prima, ma secondo me è la più importante ed è la cosa che io tuttora faccio fatica ad accettare perché mi dà un fastidio assurdo, cioè proprio mi fa arrabbiare tantissimo, non riesco ad accettarlo al 100%, è il fatto che la nostra malattia fa parte di noi. L'ho letto soprattutto me l'ha detto anche la psicologa ovviamente, ma l'ho letto ultimamente anche in un post su Instagram di uno psichiatra, ve lo lascio qua sopra se per caso lo trovo, e nell'info box vi lascio anche il link dell'account dello psichiatra, che dice una cosa molto vera. Cioè che la nostra malattia è una specie di porcospino che noi abbiamo. E all'inizio fa malissimo perché dove lo prendiamo ci punge, ci fa male, non riusciamo a capire come gestire questa cosa e ci sembra enorme per noi perché non riusciamo a liberarcene, non sappiamo cosa farne. Con il tempo, con la terapia, con le consapevolezze, impariamo a maneggiare questo porcospino dalle parti morbidi e quindi a farci un po' meno male. Però questo porcospino resterà sempre con noi, ok? A volte sarà più cattivo, quindi ci farà più male, altre volte ci lascerà stare, altre volte noi riusciremo a capire come fare per prenderlo e spostarlo. Quello che noi impariamo con la terapia non è come buttarlo fuori dalla finestra, ma come creargli una cuccia. Lo diceva sempre la mia psicologa, io questa cosa non la voglio. Lei mi faceva l'esempio delle persone che magari hanno subito dei traumi molto forti, come magari violenze o persone che sono state rapite, eccetera, e poi magari hanno aperto delle associazioni per tutelare altre persone, eccetera. Quelle persone avranno sempre quel trauma, ma hanno imparato a gestirlo e a trovargli un risvolto positivo. Io tuttora non. Secondo me non ha un risvolto positivo il mio trauma, però ha ragione, effettivamente. Quando impareremo ad accettare che fa parte di noi, impareremo meglio ad accettarlo e anche quindi a lavorarci sopra, perché finché l'obiettivo sarà eliminarlo, non ce la faremo mai. Cioè, sarebbe come dire voglio imparare a volare. Non è fattibile, purtroppo. Per gli altri assiomi, chiamiamoli così, sono più brava. Un'altra cosa che mi ha detto molto la mia psico è che i pensieri sono soltanto pensieri e non necessariamente ci identificano. Io magari mi sveglio e penso, oh mio Dio, vorrei che mia madre morisse. Non è detto che sia vero, non è detto che io lo voglia veramente, non è detto che io voglia fare qualcosa perché questo avvenga. È un pensiero, mi è venuto perché magari sono particolarmente arrabbiato con lei, ma è un pensiero, semplicemente, non ha nessun valore reale e può anche cambiare. Adesso sono vegetariana, magari fra 5 anni tornerò a mangiare carne. Adesso non voglio figli, ma magari fra 3 giorni voglio diventare madre. Sono cose che evolvono e che non è giusto che ci facciamo ancorare da questi pensieri perché ce li abbiamo adesso. Perché molto spesso rimaniamo incastrati nei nostri pensieri. Abbiamo paura dei nostri pensieri e pensiamo di essere i nostri pensieri, cosa che non è del tutto vera. Altra cosa un po' collegata è il fatto che le emozioni sono temporanee e questa cosa è la svolta, secondo me. Passano i momenti belli,
E perché non dovrebbero passare quelli brutti? Le cose evolvono continuamente, quello che proviamo evolve continuamente. Mi ha fatto un bel esempio una volta la mia psicologa dicendomi che le emozioni sono un po' come le nuvole. Ci sono delle emozioni, delle nuvole piccoline, sopicine che passano, se ne vanno, e ci sono delle nuvolone a volte che coprono tutto, nere, brutte, terrificanti, che portano il temporale. E hai paurissima perché dici: oh mio Dio, adesso mi distruggerà la casa, morirò sotto un fulmine. E invece poi passa anche quello. Quarta cosa che mi ha detto la mia psicologa: lascia entrare le cose belle. Attenzione, perché io questo non lo faccio mai. Tante persone che soffrono di bassa autostima o comunque fobia sociale, eccetera, non lo fanno, però è importante. Noi abbiamo un'idea di noi stessi, come dicevo in uno scorso video, abbiamo un'idea di noi stessi che può essere positiva, negativa o quel che è. Se è particolarmente negativa e continueremo a vederci in modo estremamente negativo, faremo davvero davvero fatica ad accettare che le altre persone invece ci vedano in un altro modo. Il fatto è che noi non siamo semplicemente quello che noi pensiamo di noi stessi, siamo un po' anche quello che gli altri vedono di noi stessi. E se un'altra persona, soprattutto se una persona a cui noi teniamo, ci dice sei bella, sei simpatica, mi fai straridere, è bello passare il tempo con te, sei una persona dolce, credeteci. La vostra idea di voi stessi può essere che ci metta davvero tanto a cambiare, però credete a quella persona, al fatto che per quella persona voi siete bella, simpatica, dolce, eccetera, eccetera. Perché se ve lo sta dicendo, probabilmente è vero. E non ve lo dico soltanto perché altrimenti siete tristi, perché altrimenti non gliene fregherebbe granché. Quindi semplicemente accettate questa cosa come vera, ve lo stanno dicendo. Accettate questa cosa, lasciate che questa cosa entri e che vi curi la ferita che avete e che vi dia un abbraccio. Lasciatevi abbracciare, lasciatevi consolare, lasciate che uno scorcio di luce entri attraverso la tempesta. Perché se non vi aggrappate nemmeno a quello e se spingete fuori tutto quello che è positivo, è davvero difficile poi uscirne. Perché proprio siete voi che non volete farlo, rimanete incastrati lì e non volete che entri nulla se non cose bruttissime. Quindi lasciate entrare anche le cose belle, le cose dolci che vi succedono, le persone che intorno a voi vogliono starvi vicino, lasciate che vi stiano vicino. Quinta cosa, siamo responsabili delle nostre emozioni, della nostra soddisfazione, della nostra felicità. È vero che le altre persone ci possono aiutare in questo percorso, sicuramente la vicinanza sociale, il contesto sociale in cui siamo influenza la nostra percezione di noi stessi, influenza le nostre emozioni, se siamo circondati da persone che ci fanno stare male, ovviamente non è solo colpa nostra. Però se possiamo andare via da quelle persone, da quel contesto sociale, dalle cose tossiche che ci sono e noi non lo facciamo, è colpa nostra. Perché non ci prendiamo cura di noi stessi, non ci prendiamo cura del nostro benessere. Non possiamo pretendere che queste persone magicamente un giorno spariranno dalla nostra vita e appariranno delle belle persone che ci aiutano nei nostri percorsi. Dobbiamo cercarle. È una noia mortale, ragazzi. È qualcosa di terribile, soprattutto se soffrite di fobia sociale e quindi avete il terrore semplicemente di esistere su questa faccia della terra. Però dovete cercarlo perché nessuno potrà farlo al posto vostro, nessuno potrà inseguire i vostri sogni al posto vostro, nessuno potrà vivere al posto vostro. Non appoggiamo la nostra felicità a qualcun altro perché è deleterio sia per noi che per l'altra persona, perché l'altra persona non può sentirsi in dovere di fare determinate cose perché altrimenti voi siete tristi o minacciate di fare cose, eccetera, eccetera. Diventa una relazione sia di amicizia che d'amore, insomma, in generale, diventa una relazione tossica. Perché
Quindi sì, chiedete aiuto se ne avete bisogno e non aspettatevi che quell'aiuto venga da voi senza che voi lo chiediate. Ultima cosa, altrettanto difficile per me è stata accettare questa cosa. Sempre legata al fatto di prima che noi siamo responsabili del nostro malessere, della nostra felicità e di tutto quello che ci circonda, non è colpa nostra se qualcuno sta male e non accetta il nostro aiuto. Non è compito nostro aiutare le altre persone che magari ci fanno del male. E noi sappiamo che ci fanno del male perché hanno X problemi. Ci sta aiutarle se vogliono il nostro aiuto. Se non lo vogliono, non dobbiamo stare lì a subire le conseguenze di questa cosa. E se queste persone stanno ancora male, non è colpa nostra che non ci abbiamo provato abbastanza, che non gli siamo stati abbastanza vicino. È molto difficile da accettare questa cosa, soprattutto se siete persone molto sensibili, perché è facile cadere un po' nella sindrome della croce rossina e pensare che se noi avessimo fatto di più, probabilmente quella persona starebbe meglio, o se noi ci fossimo comportati in maniera diversa, probabilmente quella persona non ci avrebbe fatto del male. La verità è che noi non abbiamo influenza su questa cosa. Se una persona vuole restare dov'è, lasciamola dov'è. I traumi e le difficoltà delle altre persone sono delle altre persone e sono loro che se ne devono occupare. Perché onestamente, se già noi abbiamo i nostri problemi, le nostre cose, le nostre difficoltà, se dobbiamo accollarci anche quelle di una persona che non vuole nemmeno prendersi la responsabilità per l'appunto di quello che ha, cioè scoppiamo. Queste sono le cose principali che io ho capito e che penso che siano molto importanti, in questo mio processo di terapia. Se andate in terapia vorrei sapere se anche voi avete delle cose che avete imparato che non sono queste, ma che possono veramente risultare utili per altre persone. Quindi commentate qui sotto dicendo un po' la vostra esperienza, quello che pensate che sia giusto sapere per condividere un po' anche con gli altri com'è la situazione. Detto questo, amici, davvero vi auguro tutto il bene possibile. Spero che abbiate tratto qualcosa di interessante da questo video. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!